Continua il nostro viaggio nel mondo dell'infotainment. Quest'oggi ci spostiamo su Kia con l'Axid plug-in, auto che vi abbiamo già raccontato, quindi oggi non parleremo di questo. Per chi volesse maggiori informazioni, magari vi lasciamo qui il contenuto sui consumi e sulla nostra esperienza. Torniamo, dicevo, sulla cockpit, su quella che è l'esperienza digitale. Tutta la tecnologia a bordo e ciò che possiamo fruire è il modo in cui è a disposizione, piattaforma che condivide più o meno con il gruppo Hyundai, quindi che abbiamo già visto ad esempio sulla Kona nella prima puntata di questa miniserie. Entriamo e vediamo com'è fatto. Ed eccoci a bordo dell'abitacolo. Come vedete, tutto quanto è interamente digitale, a partire dalla strumentazione in questo bel display spalmato su 12,5 pollici, e poi abbiamo altre informazioni invece qui sul display centrale da 10,25 pollici. Il quadro strumenti è molto completo, chiaramente stiamo parlando di una plug-in e quindi abbiamo in un certo modo il pannello diviso in due parti. Sulla parte sinistra abbiamo il contachilometri e anche l'autonomia con l'indicatore di quello che è il carburante ancora a disposizione, mentre sulla parte destra abbiamo una zona dedicata alla parte elettrica, quindi con i chilometri restanti di autonomia, in questo caso sono a zero perché l'ho consumata tutta, e poi il classico contatore che ci mostra quando stiamo dando gas, o meglio quando stiamo consumando energia elettrica e quando stiamo ricaricando in fase di frenata. La plug-in ha anche il vantaggio appunto poi di avere i due propulsori a disposizione, quindi ricaricare anche più costantemente. Direi quindi che le informazioni sono ben distribuite. Poi chiaramente possiamo navigare all'interno di questo piccolo menu con i tasti a volante, che sono, vedete, tanti, ma sono tutti cliccabili, non c'è nulla a sfioramento, quindi è abbastanza chiaro e immediato nella sua fruizione. Abbiamo quindi tutti i sensori e gli ADAS. In questo caso abbiamo un'auto piuttosto accessoriata, quindi abbiamo il mantenimento della corsia, abbiamo chiaramente poi i tasti per gestire le chiamate, per il comando vocale, per cambiare stazione radio, aumentare o abbassare il volume, oppure qui ancora a destra il cruise control, i tastini per aumentare o diminuire la velocità una volta installato, e poi abbiamo appunto le informazioni. Come vedete, questo piccolo menu ci permette di spaziare tramite questa virtualizzazione dell'auto quando abbiamo appunto gli ADAS attivi, oppure semplicemente le informazioni di guida, quelli che sono i consumi. Possiamo poi navigare all'interno con questo piccolo cursore, vedere un po' quelle che sono le informazioni, il flusso di energia, la temperatura del motore e le medie di consumo a seconda poi quello che dipende dal nostro tipo di guida. Poi possiamo sempre switchare, quindi informazioni abbastanza chiare per chi sta guidando, le ha subito a disposizione di fronte. Poi abbiamo anche tutto il resto qui sul display da 10,25 pollici. Vedete i tasti, invece questi sono a sfioramento, quindi possiamo navigare tramite le mappe di Kia, oppure sviluppare un po' quelli che sono i nostri percorsi. Li vediamo fra un attimo. Naturalmente i preferiti, il cambio radio, cambio stazione, la radio, i media e il setup. Vedete che poi tutto molto rapido, questo è un fattore, sicuramente un vantaggio, diciamo, che poi Kia ha lavorato bene. La grafica, per chi conosce il mondo Kia e per chi conosce anche il mondo di Hyundai, sarà abbastanza familiare. Devo dire che la disposizione cambia i colori, ma è praticamente quella. E visto che ci troviamo su una plug-in, abbiamo anche dei tasti dedicati. Qui vedete quello più importante, EV e HEV, che ci dà la possibilità di switchare da modalità solo termica, modalità ibrida o modalità solo elettrica. Questo modello ha più o meno 50 km di autonomia se switchiamo soltanto sull'elettrico, quindi molto comodo, soprattutto se la guidiamo tanto in città. Poi c'è il selettore per cambiare da eco a sport, e poi altri pulsantini invece dedicati al parcheggio. Facciamo una ricerca, la prima su una lunga distanza, quindi mettiamo Roma, magari Colosseo. Ecco, vedete, questi sono i risultati. È stato individuato il punto, imposto come destinazione. Vedete, è stato molto rapido. Chiaramente il calcolo ci dovrebbe mettere qualche secondo in più, invece è stato molto molto rapido. Inizio della navigazione. E qui la voce che ci dà le informazioni e ci ha subito fornito la stima, 577 km e l'orario di arrivo. Dunque abbastanza rapido. Proviamo adesso a fare una ricerca invece per un luogo un po' più più vicino, quindi vediamo Duomo. Eccolo, l'individuazione, imposta come destinazione, ed ecco il percorso. Sono passati veramente pochi secondi, quindi brava Kia, la risposta è davvero molto rapida.
a via percorso. Inizio della navigazione. È quasi immediato. Naturalmente non vogliamo sempre utilizzare le mani, anzi è preferibile utilizzare la voce, quindi proviamo il controllo vocale qui con il tastino dedicato. Pronuncia un comando. Naviga a Bologna. Non ho capito quello che hai detto. Ripeti il comando. Vai a Bologna centro. Non ho capito quello che hai detto. Ripeti il comando a voce più alta e più lentamente. Naviga fino a Bologna centro. C'è troppo rumore di fondo. Premi nuovamente il pulsante e riprova. Ecco, in questo caso sta piovendo, c'è un po' di rumore di fondo, ma se fossimo in mezzo al traffico il rumore esterno sarebbe sicuramente maggiore. Quindi non ha riconosciuto il mio comando, provo a cambiare stazione radio, vediamo se ci riesco. Pronuncia un comando. Riproduci radio DJ. Non ho capito quello che hai detto. Ripeti il comando. Riproduci radio DJ. Nulla. Riproduci radio DJ. Non ho capito quello che hai detto. Ripeti il comando. Evidentemente con un po' di pioggia abbiamo difficoltà, quindi io poi consiglio sempre di passare su app terze, quindi quello che poi è Android Auto o Apple CarPlay, che hanno un riconoscimento vocale che è sicuramente più efficace. Facciamo l'ultimo tentativo, proviamo a cambiare dispositivo Bluetooth. Pronuncia un comando. Cambia dispositivo Bluetooth. Si prega di utilizzare lo schermo per cambiare la connessione Bluetooth. Questo l'ha riconosciuto molto rapidamente, io faccio aggiungi nuovo e provo a... Dovrei adesso avere un altro smartphone per poterlo connettere, quindi possiamo comunque farlo molto velocemente se abbiamo un nuovo smartphone da associare. Per quanto sia rapido il sistema, e lo è, naturalmente tanti utilizzano poi i due sistemi principali, sto parlando di Android Auto e CarPlay. Partiamo dal primo, dunque Android Auto, è partita la canzone, la riproduzione che avevo già sotto, ecco vedete in questo caso è subito partito Waze perché l'ho utilizzato precedentemente. Facciamo un rapido giro per farvi vedere come va, vedete la fluidità piuttosto buona, dunque una buona risposta. Posso anche aprire alcune applicazioni, vediamo qual è la velocità di risposta, il passaggio da un'applicazione all'altra è sempre molto rapida. YouTube Music forse non l'ho impostato, quindi non ha importanza. Andiamo su altre informazioni, vedete c'è anche Next Charge, chiaramente perché poi stiamo parlando di un'applicazione che supporta, ed è assolutamente importante per chi utilizza l'elettrica, in questo caso ci può essere utile anche per dare una ricarica visto che siamo a zero di elettroni. Vedete la risposta anche di Waze, molto molto rapido, quindi bene. Proviamo anche un comando vocale. Riproduci Neffa su Spotify. Certo, chiedo a Spotify di mettere Neffa. L'ha messa subito, vedete il riconoscimento vocale è stato molto più rapido di quello poi interno dell'auto. Quindi bene, Android Auto. Ne approfitto anche per farvi vedere le tre porte USB Type-A che ci sono lì sotto, meglio due Type-A e poi c'è una 12 volt a 180 watt che si può chiaramente sfruttare con l'adattatore. Passiamo quindi a CarPlay, tra l'altro lo sto facendo con un iPhone che non ho mai utilizzato su quest'auto, quindi vediamo anche qual è la rapidità di risposta e di connessione tra i due dispositivi. Acconsento a chiaramente quelle che sono le informazioni a cui deve accedere per poter funzionare tranquillamente. Vedete CarPlay è già lì attivo, CarPlay che l'abbiamo sempre elogiato perché poi risulta probabilmente il più rapido tra i due in quasi tutte le automobili. Anche qui vedete, seppur Android Auto andava e va molto bene su questa Kia Ceed, va bene, diciamo che poi CarPlay riesce a essere comunque molto molto veloce. Apriamo ad esempio anche qui le mappe, vediamo come va nello zoom in, diamogli un attimo di tempo per riposizionarsi. Ecco, vedete lag praticamente quasi inesistente, magari non posso fare semplicemente il pinch in e il pinch out come invece posso fare su Waze, su Android Auto, però ecco la risposta è davvero molto rapida.
Facciamo anche qualche passaggio tra le varie applicazioni, giusto per farvi vedere un po' come va, ma vedete, non c'è davvero nulla da eccepire. CarPlay si comporta sempre molto bene e poi ben supportata anche in questo caso. Non è stato semplice, ma ho collegato l'applicazione UVO Connect, quindi adesso ho le informazioni sull'auto, le informazioni in tempo reale, quando chiaramente vado a richiederle, quindi informazioni anche sul tempo, su dove mi trovo in questo momento. Chiaramente questo è utile soprattutto quando lo posteggiamo, quindi sappiamo sempre dove si trova la nostra auto che è connessa. Ci sono le informazioni chiaramente sullo stato della carica, in questo caso ho dato uno start ma non siamo collegati a nulla. Posso chiudere o aprire l'auto, oppure preriscaldarla se ad esempio ci troviamo in un periodo dell'anno come quello attuale dove fa un po' di freddo. Vedete le varie sezioni, quella sulla batteria, le informazioni sul veicolo, quindi lo stato di carico o comunque di autonomia in base al carburante che in questo caso ho a disposizione, e poi chiaramente le mappe. Dunque un'applicazione ben fatta, abbastanza rapida. Come dicevo, non è stato semplice collegarla, ci sono diversi passaggi e soprattutto, ecco, sono un po' macchinosi, bisogna attendere qualche minuto, quindi sia chiaro per chi poi dovesse portarlo avanti. Andiamo così alle conclusioni. Mi è piaciuto la gestione delle due anime di questa auto, quindi abbiamo una plugin e ad esempio qui sul quadro strumentazione ho trovato ben separati i due mondi, e quindi facile da gestire con un tastino che ci proietta immediatamente in uno dei due scenari, oppure semplicemente ci lascia nel mondo dell'ibrido, che è sempre un vantaggio di questi tempi. Mi piace anche la rapidità, devo dire che tutto il sistema poi risponde molto bene anche al touch, dunque è possibile passare da un'applicazione all'altra oppure da una delle tante sezioni a disposizione senza dover aspettare chissà quanto. Dunque sulle auto ormai di questa fascia stiamo arrivando a un livello anche molto rapido di interazione, che va bene. Non mi è piaciuta ancora una volta la grafica, migliorabile, sicuramente migliorabile, e soprattutto la quantità di informazioni, o meglio di suddivisioni che poi vengono fatte, e l'accessibilità tramite tanti tasti che sono lì presenti. Ecco, punterei probabilmente su un'interfaccia più chiara e che abbia delle divisioni più nette e faciliti in un certo senso la navigazione. Su questo non mi stancherò mai di dirlo, i produttori di auto hanno tanto da imparare dai produttori di smartphone, comunque dal mondo del digitale e del mobile. Esperienza quindi assolutamente positiva, stiamo chiaramente parlando di un'auto di ultima generazione e vedremo un po' quali saranno le implementazioni future. C'è sempre questa piccola pecca della grafica che la vogliamo, la desideriamo un po' più grintosa e soprattutto più al passo con i tempi. Adesso vi salutiamo, da Gabriele è tutto, qui comincia a piovere, a dopo!